Ne stiamo già parlando da qualche settimana dell'impegno che il Collegio dei Geometri, Geometri Laureati della provincia di Verona, ha messo in campo per supportare i comuni che si sono approcciati alla digitalizzazione dei loro documenti. Un altro comune che ha aderito è quello di San Martino Bonalbergo. Chiediamo al presidente Fiorenzo Furlani di raccontarci come il Collegio comincerà questa importante collaborazione. Attività volontaria dei miei colleghi, dopo la firma di oggi del protocollo d'intesa con l'amministrazione di San Martino Bonalbergo, inizierà la settimana prossima, il giorno di mercoledì, a cadenza settimanale. Sono impegnati sei colleghi che hanno dato la loro disponibilità e a turno due ogni mercoledì faranno questo servizio di scansione e di recupero delle pratiche giacenti nell'archivio dell'edilizia privata del comune, in modo da poter evadere in quanto prima nei termini consoni e tutti i documenti per consegnarli a chi ha fatto l'istanza, o il cittadino o il professionista delegato dallo stesso. Quanti sono i comuni che hanno aderito a questo progetto in collaborazione con il Collegio dei Geometri, Geometri Laureati della provincia di Verona? L'abbiamo chiesto al presidente Fiorenzo Furlani. Questa scommessa, possiamo dire, dell'iniziativa di mettere a disposizione dei colleghi volontari ha avuto un gran successo nell'ambito del territorio provinciale veronese, che è iniziata col comune di Verona, proseguita col comune di San Giovanni di Patoto, iniziata a Castelnuovo a Castelnuovo del Garda, oggi inizieremo praticamente anche a San Martino Bonalbergo, ma nel complesso sono più di 10 comuni della provincia che hanno chiesto il nostro aiuto, la nostra collaborazione, che nel complesso prevede circa 100 colleghi, una truppa di 100 colleghi che si sono messi a disposizione con un vero senso di appartenenza alla categoria per l'interesse collettivo, per il bene comune. A questi va dato un grande merito, va dato anche secondo me una medaglia d'oro virtualmente, perché dedicano del loro tempo, delle loro risorse, togliendo dalla propria professione e dalla propria vita quotidiana. È assessore all'edilizia privata di San Martino Bonalbergo, si chiama Giulio Furlani. Gli abbiamo chiesto perché il comune ha deciso di collaborare e aderire al progetto pensato e ideato dal Collegio di Verona. Allora abbiamo deciso, insomma, è iniziato questo percorso perché da circa 6 mesi a questa parte, dall'autunno appunto del 2020, è stato un forte incremento di richieste di accesso agli atti relativamente finalizzate a un'istruttoria successiva da parte del richiedente relativa al 110%. Queste ovviamente hanno, essendo relative a edifici molto storici, hanno un'attività interna dell'ufficio tecnico molto laboriosa, in quanto andare in archivio, cercare la pratica, scannerizzarla e poi rispondere al cliente, quindi al cittadino o al tecnico relativo che lo segue. Pertanto, insomma, caricando l'ufficio si è voluti questa collaborazione di supporto. Questo è ovviamente un intervento importante in questo momento contingente di necessità, però non può essere una situazione che a lungo durerà. Pertanto con luglio andremo ad approvare un piano di digitalizzazione triennale, il quale comporterà, oltre a tutta la digitalizzazione completa dell'archivio, anche un programma, un software e quant'altro, dove attendere, insomma, in fasi istruttive, il singolo cittadino o il professionista con l'accesso speed della carta dei servizi possa accedere e verificare la documentazione delle proprie abitazioni o attività produttiva e successivamente può chiedere, insomma, la copia di tale documentazione tramite il portale di aperto. Ma il bonus 110 offre opportunità di lavoro anche per il territorio? Questo è un secondo aspetto che auspichiamo molto, nel senso che questo 110 auspichiamo che abbia doppio vantaggio. Uno, che è il principale, è il recupero dell'attuale edificio e quindi anche del contesto storico e paesaggistico di San Martino. E secondo, ovviamente,
per restaurare serve un'impresa, servono delle imprese, servono i professionisti, e quindi questo auspichiamo che porti anche lavoro per questo settore di attività. Quindi un recupero estetico e ecologico e ambientale dell'edificio, e anche un lavoro per i professionisti e le ditte stesse.